Direi che cominciamo a lavorare. Per me è facile oggi perché il professor Dell'Isola non necessita presentazione, in genere è lui che presenta gli speaker, stavolta è lui lo speaker, quindi si autopresenta. Partiamo? Allora, io ho tentato di preparare una presentazione con effetti speciali, non so se ci sono riuscito, sicuramente in alcuni aspetti la presentazione non è stata prodotta come avrei voluto, quindi a un certo punto sospenderò la proiezione delle diapositive e leggeremo insieme alcuni testi che ho prodotto per completare il nostro discorso. Così introduco l'argomento. Qualcuno in passato, quando mi sono seduto a parlare in questa configurazione strana che vedete, e cioè con un paio di occhiali con 14 dioptrie di astigmatismo e poi sulla punta del naso un paio di occhiali con 3,5 dioptrie di presbiopia, qualcuno si è chiesto come mai ero costretto, qualcuno ha fatto anche la battuta, forse non ti puoi permettere l'acquisto di un paio di occhiali multifocali o bifocali. È stato un francese che ha fatto questa battutaccia. Allora, la questione è che, e così introduciamo l'argomento, è che io ho avuto dei trapianti di cornea e ho dovuto combattere un inizio di rigetto del trapianto con quantità gigantesca di cortisone, e il cortisone ha opacizzato prematuramente il cristallino, e quando mi hanno impiantato solo a destra un cristallino artificiale mi hanno chiesto se volevo vedere da vicino o da lontano, e contro l'opinione di un mio carissimo amico e collega, cioè il professor Raffaele Esposito, che è anche stato mio professore all'università, che collabora con me, il professor Pulvirenti, in alcune questioni scientifiche che sfioreremo in questa discussione, e io ho deciso di vedere da lontano perché volevo uscire in bicicletta col professor Pulvirenti. Questo come conseguenza ha avuto il fatto che la distanza fra le lenti da presbite rispetto alla distanza rispetto all'occhio, diciamo, rispetto alla retina, e la distanza delle lenti da astigmatismo dovesse essere sfalsata della quantità calcolata. Tra l'altro, se devo leggere un libro devo spostare questi occhialini in un'altra posizione, quindi io non mi posso, so che è scortese, non mi posso alzare per parlarvi, perché se mi alzo per parlarvi non leggo più, e inoltre mi dovrei mettere a una fissata distanza dallo schermo, e quindi preferisco questa configurazione. Cosa c'entra questo con la nostra presentazione? Perché il cristallino umano ha delle performance diverse dal cristallino artificiale? Il cristallino umano è un materiale intelligente il cui coefficiente il cui indice di rifrazione dipende dal suo stato di tensione, dalla sua deformazione. Quindi l'evoluzione ha prodotto un apparato muscolare che, a seconda del segnale che gli viene dal cervello, che seleziona in maniera abbastanza automatica la distanza dell'oggetto da mettere a fuoco, mette il cristallino in uno stato di deformazione che è quello idoneo per funzionare in una data condizione. Quindi entriamo direttamente, un exordium ex abrupto, come diceva Cicerone, entriamo direttamente nell'argomento della mia presentazione. Perché? Perché fino a tutt'oggi, diciamo,
I materiali che sono utilizzati in tutte le applicazioni tecnologiche, ingegneristiche, fisiche in generale, sono tutti materiali che sono sostanzialmente già disponibili in natura. L'inventiva dell'ingegnere che utilizza la teoria scientifica per produrre degli oggetti tecnologici nuovi consiste nel mettere insieme in strutture più o meno fini materiali che già esistono. Una delle frontiere della ricerca in ambito della scienza dei materiali, in generale della meccanica teorica negli ultimi tempi, è proprio questo: aprire nuove prospettive nella progettazione e nella realizzazione di materiali il cui comportamento è stato variamente definito come esotico, non naturale, queste sono tutte termini, spiegazioni difficili. E non so se vi ricordate nelle discussioni della scuola platonica riguardo alla caratterizzazione dell'animale uomo, qualcuno disse che l'uomo è un animale che cammina a due zampe e qualcuno buttò la gallina. Diciamo, ci sono delle difficoltà nel caratterizzare bene quest'ambito di ricerca che noi genericamente etichettiamo come la meccanica dei metamateriali o la teoria dei metamateriali. In realtà la caratterizzazione forse è alla fine quella che abbiamo sviluppata in uno dei lavori con il professor Providente e il professor Esposito. In realtà un metamateriale, poi approfondiremo questo argomento, è un materiale che è costruito per avere un comportamento descritto da certe equazioni decise a priori. In realtà noi invertiamo il processo della modellazione. Ripeto, anche questo potrebbe essere criticato, è un'approssimazione della verità in un certo senso. Cioè, quando uno studia la meccanica di un fluido, l'oggetto esiste. E uno si pone, avendo osservato la fenomenologia, si pone il problema di prevederne il comportamento in varie situazioni e tentare di descrivere questo comportamento nell'insieme di situazioni più vasto possibile. Ovviamente, e ne parleremo, non esiste una teoria che descriva tutti i sistemi in tutte le situazioni, non esiste neppure una teoria che descriva un dato oggetto fisico in tutte le situazioni, ma diciamo l'atteggiamento è il seguente: il fenomeno e l'oggetto fisico esistono, sono ben precisati, l'ambito di applicabilità delle teorie è ben precisato, il fisico matematico si occupa di trovare un modo per prevedere il comportamento di quell'oggetto fisico. Invece nella teoria dei metamateriali si inverte in un certo senso la successione di operazioni che viene fatta. Uno dice: vorrei un materiale che abbia un certo comportamento. E che significa avere un certo comportamento? Si specifica il comportamento desiderato attraverso la scelta di un set di equazioni che serve a descrivere i fenomeni immaginati, non già osservati. Dopodiché uno si trova di fronte al problema di sintetizzare il materiale che è retto dalle equazioni che sono state scelte. Allora, questo cambiamento di punto di vista in realtà non è poi così rivoluzionario. C'è un'altra contrapposizione dialettica molto più seria della quale voglio parlare, ed è la contrapposizione data driven or theory driven. Dovete sapere, per questa la chiave di lettura che il professor Russo ci ha dato della storia della scienza mi affascina molto. Sono spesso rimproverato del fatto di assumere atteggiamenti estremisti,
troppo smaccatamente favorevoli a una certa visione della scienza. E secondo me però la contrapposizione guidato dai dati, teoria guidata dai conoscenza guidata dai dati e conoscenza guidata dalla teoria, questa contrapposizione non è affatto moderna. Ora, la comunità europea sta finanziando un sacco di milioni di euro per fare ricerche destinate a morire perché basate su principi epistemologici sbagliati, data driven. No, la contrapposizione fra questi due modi di ragionare è antichissima. La visione cosiddetta induttivista ingenua, la visione secondo la quale uno si mette tranquillamente a raccogliere milioni di dati e poi a un certo punto la raccolta di dati che fa gli induce la formulazione, quasi come se ci fosse un algoritmo, uno fa tante misure e poi da un certo punto in poi formula una teoria. L'induttivismo ingenuo è già ridicolizzato in epoca ellenistica. Purtroppo, o fortunatamente, una intelligenza artificiale che sia in grado di formulare teorie ancora non esiste. Questo non significa che io pensi che non possa esistere, probabilmente ci si arriverà. Allo stato attuale l'unico modo per formulare modelli predittivi di fenomeni fisici, l'unico modo è quello, diciamo così, ellenistico archimedeo in tempi moderni, quello che è stato chiamato falsificazionismo popperiano o diciamo la visione di Kuhn o di Duhem della conoscenza scientifica. Quindi diciamo, io sono partito, essendo professore in una facoltà di ingegneria, dal problema di voler progettare metamateriali esotici, nel senso che vi ho preannunciato, mentre sviluppavo la mia ricerca col mio gruppo su questi argomenti, mi sono imbattuto nella fazione data driven, siamo arrivati al punto che per progettare edifici che resistano a sollecitazioni sismiche, qualcuno si è rivolto a un gruppo di professori di informatica, ignorando completamente i professori di meccanica delle strutture, dicendo che tanto basta raccogliere tanti dati e anche un professore di informatica è perfettamente capace di progettare strutture antisismiche. Cioè, questo atteggiamento io spero sia preso poco seriamente solo per prendersi denari. In quel caso la perdita per la società sarà limitata. Qualcuno si è preso dei denari che non si deve prendere. Se la prendono sul serio, allora è molto più pericoloso, perché tutta la teoria meccanica che nasce da Archimede e si sviluppa attraverso 2000 anni viene buttata a mare per ritornare all'induttivismo ingenuo pre-ellenistico, e questa è la vena polemica. Va bene, il Memox già vi è stato presentato più volte, voglio qui ricordarvi che abbiamo addirittura iniziato una rivista, questa rivista è indipendente, non so se vi è giunta notizia del fatto che le grandi case editrici lucrano svariati milioni di euro, per esempio penso che l'Università di Roma paghi se non 3-4 milioni di euro l'anno per accedere alle banche dati di articoli scientifici che noi scienziati produciamo, noi scienziati dattilo scriviamo, noi scienziati correggiamo le bozze, noi scienziati valutiamo con un peer reviewing, e solo perché loro hanno un sito web da qualche parte si prendono un sacco di soldi. Questo è un altro esempio di ritorno all'antico necessario. Fino a qualche tempo fa ogni dipartimento aveva la sua rivista, se la pagava, se la stampava a pochi soldi, la mandava agli altri dipartimenti e in cambio gli altri dipartimenti gli mandavano la rivista. Procedimento che è stato inventato probabilmente
dalla biblioteca d'Alessandria, che si scambiava i volumi con quella di Pergamo. Archimede mandava le sue lettere da Siracusa ad Alessandria e in cambio gli mandavano i libri. Io non so perché certe cose antiche devono essere cambiate, peggiorando la situazione solo perché uno deve cambiare. Ovviamente siete liberi di dire mi sto facendo un vecchio rincoglionito. E quindi. Allora, il Memox, vabbè, qui c'è un filmato propagandistico riguardo il Memox che possiamo saltare visto che la propaganda già vi ha raggiunto. Dunque, quello che vi ho detto nell'esordio ex abrupto è riassunto qui e quindi lo possiamo saltare. Però, diciamo, una banale conseguenza del nostro esordio ex abrupto è questa, è questo. Signori, la estrema specializzazione delle conoscenze è un'altra fonte di morte della conoscenza. Io sono laureato in fisica e sono abbastanza vecchio da essere stato costretto a seguire dei corsi di laboratorio di fisica sperimentale nella quale ci costringevano a costruire dei calcolatori analogici. Erano dei circuiti elettronici che erano retti da equazioni differenziali. Allora, uno che faceva? Doveva risolvere una certa equazione differenziale e si poneva il problema di trovare il circuito che era retto dalle equazioni differenziali che doveva risolvere. Ora, sebbene la cosa sia stata dimenticata, negli anni 40 la General Electric finanziava lo stipendio di una cinquantina di ricercatori che avevano come unico compito quello di sintetizzare circuiti, ognuno dedicato a una certa equazione differenziale. C'è stata un'epoca nella quale non era chiaro se la macchina di von Neumann, il cui principio di funzionamento è sostanzialmente digitale, riuscisse a prevalere sui calcolatori analogici. E quando io ero studente c'erano ancora miei docenti che ritenevano che la guerra non fosse finita e che la vittoria non era sicuramente da assegnare ai calcolatori digitali. Io me lo ricordo. Poi hanno vinto i calcolatori digitali. Nel nuovismo imperante che caratterizza questa epoca, cosa è successo? Tutto quello che si sapeva riguardo il problema della sintesi dei circuiti per calcolatori digitali è stata rimossa. Mi trovavo, quando ho capito che per risolvere un certo problema dovevo sintetizzare un certo circuito, capire come si faceva, mi trovavo all'Università della Virginia, la Virginia Tech, a Blacksburg, negli Stati Uniti. Sono andato nella biblioteca, all'epoca ancora non c'erano le banche dati, ora la cosa sarebbe più semplice, e ho chiesto certi libri, quelli scritti da un famoso scienziato degli anni 40 che si chiamava Cron, un ungherese emigrato negli Stati Uniti, e ho detto ho bisogno dei libri, all'epoca negli Stati Uniti andavo in biblioteca e ti davano tutti i libri subito, devi aspettare una settimana, dice perché? Sono passati di moda, sono in deposito. Avevano preso tutti i libri della sintesi di calcolatori analogici e avevano sbattuti lontano, a 100 km di distanza da Blacksburg, uno per accedere a quei libri doveva aspettare il tempo materiale che i libri fossero fisicamente portati indietro. Perché vi dico tutto questo? Vi dico questo perché sciaguratamente la visione ellenistica della unione della cultura e la consapevolezza del fatto che idee che uno impara in un dato ambito possono essere utilizzate, idee e metodi che uno impara in un dato ambito possono essere utilizzate e applicate in altri ambiti, questa idea viene sempre più dimenticata e considerata sbagliata. E allora ho voluto qui mettere questa citazione di Benford: penso che la specializzazione sia meglio lasciarla solo agli insetti, che insomma che
come attacco a qualche collega non c'è male. Ma lei che ne pensa della didattica per competenze? Senta, mi stanno videoregistrando, perché mi vuole far trascendere nel turpiloquio? Vediamo, le posso dare questa risposta in privato? Dopo la possiamo sentire tutti, però. La potete sentire, la possiamo sentire tutti. È un peccato che si debba fare a telecamere spente, però. No, ma facciamo una cosa, in una delle lezioni di recupero io mi preparo una risposta sottoponendola ai miei avvocati e poi gliela do senza timore di essere querelato. È la risposta tipo quella di Fantozzi a come era la corazzata Podiotti. Dunque, comunque, se volete possiamo fare un'analisi, ci arrivo. Allora, l'idea è questa. C'è qualcuno che dice che la potenza di calcolo è così aumentata negli ultimi decenni che uno può raccogliere un'enorme mole di dati e soltanto trattando in maniera opportuna questi dati può formulare delle leggi della fisica. Allora, se questi signori, ecco, imparare per competenza, ora mi vuole per forza passare un guaio, ma cedo alla provocazione. Allora, chi ha proposto l'insegnamento attraverso competenze evidentemente non ha letto la Repubblica di Platone. Diciamo, questo discorso che stiamo facendo ora, quasi come carbonari in un gruppo ristretto, è un discorso che nella Repubblica di Platone si trova sviscerato e le argomentazioni a favore e contro sono chiaramente presentate, proprio come le potremmo fare ora. Allora, la questione è che, come Bertrand Russell ha chiaramente sintetizzato nel suo famoso apologo del tacchino induttivista, il tacchino buon sperimentatore che formula le leggi data driven stabilisce, perché è un tacchino induttivista serio, che gli danno da mangiare tutti i giorni alle 7 del mattino, quando piove, quando c'è sole. Vabbè, l'apologo va avanti per ore, se uno lo porta bene avanti, alla fine, il giorno prima del Thanksgiving, formula la legge universale: mi danno da mangiare sempre il mattino alle 7:30, e poi gli tirano il collo. La questione è che è già noto dall'epoca ellenistica che in realtà la nostra visione del mondo deve essere mediata attraverso congetture. Queste congetture sono alla base delle nostre teorie. Queste congetture non possono essere provate sperimentalmente, soltanto alcune conseguenze di queste congetture, alcuni teoremi formulati nell'ambito di un sistema logico-deduttivo basato su questi postulati possono essere verificate sperimentalmente, e uno può solo dire che una data teoria è falsificata se una qualche previsione che fa a partire dalle sue congetture non è verificata sperimentalmente. Su questo ci torniamo. Allora, questo processo, che ha tutti i difetti del mondo che volete, è l'unico processo che si è rivelato produttivo. Allora, come ho detto tante volte, continuo a dire, vi ripeto, dovendo sopportare persone che hanno una visione della scienza eroica, no? C'è qualcuno che dice: una mattina si è alzato Newton, gli è caduta una mela in testa e ha scritto in quell'istante tutte le equazioni della gravitazione universale, ha risolto l'equazione differenziale del moto dei pianeti, ha trovato con ellisse. Poi uno scopre che la legge del quadrato della distanza è già presente in Ipparco. Cioè, una visione realistica della scienza è pacata, è che la scienza avanza attraverso lo sforzo collettivo di gruppi di persone. Ora, la tesi che vi è stata già garbatamente, forse meno, in maniera meno esagitata di me, presentata dal professor Russo, è che in realtà il primo gruppo di scienziati che abbiamo stimato
avere una consistenza numerica fra i 5 e i 10 mila persone. Il primo gruppo di scienziati che ha presentato e sfruttato il metodo scientifico per descrivere fenomeni e per inventare oggetti da utilizzare nella tecnologia, questo gruppo di scienziati è il gruppo di scienziati di lingua greca, che riconosce, perché le fonti sono unanimi a riguardo, nel suo rappresentante più grande, più alto, Archimede. Tenete presente che la parola, il nome Archimede è tradotto, che io sappia, in 75 lingue. C'è Archimede in persiano antico. Cioè, voglio dire, che Archimede fosse una personalità di grande spicco e che questo primato gli fosse riconosciuto da tutti. D'altra parte, Eratostene, cioè l'equivalente del rettore magnifico della più grande università dell'epoca, era il bibliotecario della Biblioteca d'Alessandria, accettava di essere chiamato Beta da Archimede. No? Cioè, lui Archimede lo chiamava Beta e lui non si offendeva. Allora, che questo gruppo di scienziati parlasse greco è dimostrato dal fatto che tutti i termini scientifici che noi utilizziamo sono tutte di radice greca. La parola che qui voglio portare alla vostra attenzione è hypothesis, affermazione posta alla base. A questo punto, nella nostra discussione, io controllo il tempo, cercherò di rimanere nel tempo che mi è stato dato, però qui devo aprire una piccola parentesi. Io quando ero piccolo, al liceo Umberto I, ho sentito una bellissima lezione del mio professore di matematica, che ha distinto la parola assioma dalla parola postulato. Questa lezione magnifica, tra l'altro ho ritrovato il mio libro di matematica, dove, udite udite, è dimostrato che radice di 2 non è un razionale, e dove addirittura è distinto il concetto di assioma e di postulato, e ho trovato questo libro con le mie annotazioni. Ora, dal momento che io sicuramente non sono un grande scienziato, un genio tipo Newton, diciamo, è evidente che un ragazzino di 14 anni può capire. Visto che queste cose mi sono rimaste stampate nella testa, e a proposito di specializzazione di conoscenza per competenze, la lezione radice di 2 non è un razionale mi fu fatta dal professore di filosofia, insieme al professore di matematica e insieme al professore di greco. Perché all'epoca, all'Umberto I, la multidisciplinarietà si faceva, ma si faceva come si deve, non è che si faceva per finta, diciamo. Questo lo dobbiamo dire a quelli del Foro Italico. No, ma il discorso non è questo, è che certe cose devono venire dal basso. Lo spirito vivo che voi dimostrate in queste discussioni ci dimostrano che ce la possiamo fare dal basso a tentare di fare queste cose. Allora, torniamo un attimo ad assioma e postulato. Allora, assioma in greco significa che è scelto. Allora, la regressione all'infinito già presente nei testi di Aristotele, quella secondo la quale è evidente che uno non può definire tutti i concetti per mezzo di definizioni, perché il numero di parole necessarie per definire una parola è superiore al numero di parole definite. Quindi, se uno definisce triangolo e utilizza la parola piano, retta e punto, poi si trova di fronte al problema di capire cosa sia il piano, la retta e il punto. In questo vi consiglio la lettura dello studio analitico, il professor Lusso fa degli elementi di Euclide e delle versioni degli elementi di Euclide come copiate in epoca medievale, ma non voglio... A questo punto Aristotele arriva a formulare la distinzione fra concetti derivati e concetti primitivi. Come do il significato ai concetti primitivi? E do il significato ai concetti primitivi scegliendo per un numero n di concetti primitivi un numero k di affermazioni che scelgo essere vere.
sperando che non siano contraddittorie. Per cui uno dice, dati due punti, esiste una sola retta che passa per quei due punti. Io non so che significa retta, non so che significa punto, ma so che qualsiasi cosa significhi retta e punto, per due punti deve passare una sola retta. In realtà gli assiomi servono a specificare il significato dei concetti primitivi. In quanto tali, gli assiomi sono scelte, è come avere un figlio, è come il mio, e chiamarlo Erasmo. Si chiama così perché mio padre si chiama così, insomma, banalmente. È una scelta arbitraria, è una scelta arbitraria. Invece il postulato è una cosa diversa. Il postulato è un'affermazione che può avere valore di verità, vero o falso. Ovviamente nessuno dice, sceglie come postulato, io cretese affermo che sempre i cretesi dicono soltanto bugie. Questa affermazione non ha valore di verità e non la posso scegliere come postulato. Ci siamo? Quindi devo scegliere come postulato delle formule ben formulate che abbiano un preciso valore di verità. Prendiamo un esempio classico. Esiste un sistema inerziale, cioè esiste un osservatore tale che quando osserva una particella materiale isolata, questa particella materiale si muove di modo rettilineo uniforme. Chiedete al tacchino induttivista come fa a provare sperimentalmente questo postulato. Ma non lo può provare. Prima di tutto dovrebbe vedere cosa succede agli infiniti osservatori possibili. Poi per ogni osservatore dovrebbe poter osservare il moto di tutte le particelle isolate. Dire che questa affermazione è verificata sperimentalmente è un flagrante falso. Uno può solo dire che una qualche conseguenza di un set di postulati è falsificato. Allora, esempio. Uno vede il moto di Urano, conta i pianeti con cui Urano interagisce, scrive la legge di gravitazione universale, trova il moto di Urano e scopre che Urano non si muove come si sarebbe dovuto muovere. Allora, quali erano le alternative? Non vale la legge di gravitazione universale? Cioè la forza non va con l'inverso del quadrato della distanza? Non vale F uguale M per A? Oppure c'è un pianeta che non ho mai visto? Allora, Le Verrier decide di congetturare che ci sia un pianeta, fa dei conti abbastanza rilevanti e poi scopre Nettuno. Però quando Le Verrier ha tentato di giustificare in maniera analoga l'anomalia del moto di Mercurio, congetturando l'esistenza di Vulcano, pianeta più interno, non ha avuto uguale fortuna. È perché F uguale M per A che non è valida là. In realtà uno deve avere la relatività generale, ve lo racconterà il professor Carfora, per poter giustificare, per prevedere in maniera dettagliata il moto di Mercurio. Quindi l'ipotesi o postulati, da distinguersi rispetto agli assiomi, sono quelle congetture, quell'atto creativo che lo scienziato fa nel tentativo di riassumere un insieme di evidenze sperimentali per mezzo di un numero limitato di formule ben formulate. Allora, mentre un assioma è vero per definizione, i postulati possono essere o veri o falsi. La qualità di un sistema di postulati
si misura sulla base della comparazione di questi postulati e di tutte le loro conseguenze con le esperienze. L'espressione che si trova nei testi greci è sozein ta phenomena, salvare le apparenze. Tutto quello che viene osservato deve essere descritto nell'ambito del sistema di postulati che noi formuliamo. Tenere presente che un testo magnifico di Pierre Duhem si intitola Sozein ta phenomena, ed è quello, il testo di Pierre Duhem, la chiusura finale di un ciclo storico che comincia da Archimede, che sapeva benissimo come salvare le apparenze. Tra l'altro qualche studente, quando ho fatto questa cosa, dice, ha capito che qualcuno aveva un amante e non faceva saperlo, riusciva a tenerlo nascosto. E il concetto di salvare le apparenze, soprattutto nell'Italia meridionale, ha preso una deriva di significati diversa. Salvare le apparenze, in italiano in realtà si parla di fenomeni, cioè è stato preso, ancora una volta, è stato preso il calco della parola greca. Ora, la parola fenomeno, come insieme di cose osservate per un certo fenomeno fisico, significa solo quello. In greco fenomena significa le apparenze più in generale. Quello che è stato capito da Archimede, tra l'altro il testo di Archimede, forse già l'ho detto in qualche altra circostanza, quello che era stato capito da Archimede lo abbiamo riscoperto nel 1906, quando il palinsesto Heiberg è venuto fuori da una storia avventurosissima che vi invito ad andare a ricostruire. Cercate su internet la storia del palinsesto Heiberg, è un film giallo. Attualmente non si sa chi sia il proprietario del palinsesto Heiberg, l'ha dato a un'università americana. Stanno ancora interpretando i testi, perché era una pergamena dalla quale avevano grattato via l'inchiostro per scriverci delle preghiere per combattere il raffreddore. Hanno distrutto il più grande testo di filosofia della scienza greca, l'unica copia, per scrivere delle preghiere per combattere il raffreddore. La visione di salvare le apparenze nel senso greco del termine è presente nel testo Sul metodo, si intitola così, Sul metodo di Archimede, e ritorna nella letteratura occidentale con Pierre Duhem. E questo vi dà un'idea della crasi che c'è stata. Facciamo un esempio chiarificatore. Soprattutto nella letteratura di lingua inglese, con un atteggiamento, io vedo gli americani molto simili ai romani nei confronti dei greci. Io vedo gli americani come un gruppo di persone piene di soldi, di potere politico, la portaerei che va a 70 all'ora facendo delle virate di 500 metri per non essere presa dai bombardieri avversari, insomma di potere economico e militare, ma di poca sostanza scientifica, tanto loro con i loro soldi drenano l'intelligenza da tutte le parti del mondo e le persone vanno tutte in America. Sono stato professore a Berkeley per un mese e ho scoperto che la mia classe di studenti era fatta da 4 iraniani, 5 indiani, un tedesco, 2 italiani e poi c'era uno che parlava con un perfetto accento londinese e sembrava un anglosassone, e poi ho scoperto che era un ebreo a schiena zitta. Nella letteratura di lingua inglese si dice che Archimede non era questo grande scienziato che si dice, e perché in un testo dice che il pelo dell'acqua è piatto, in un altro testo dice che gli oceani hanno una forma sferica. E questa è la prova che Archimede aveva una visione più profonda della modellistica matematica di questo commentatore di lingua inglese,
che Archimede sa che se deve studiare le modalità di galleggiamento di una chiglia, può tranquillamente supporre il pelo dell'acqua piatto, a meno che io non voglia costruire una nave le cui dimensioni siano paragonabili al raggio terrestre. Se invece uno vuole studiare l'alternarsi delle stagioni, vuole tentare di capire per esempio le leggi delle maree, e allora lo stesso oggetto fisico deve essere modellato in maniera diversa. L'esempio classico che mi fu fatto dalla mia professoressa Santa Donna si chiamava Lucia De Forgellinis ed era stata assistente ordinario di Ettore Pancini, il professore di fisica teorica di Napoli, che ha avuto 4 nomination al premio Nobel. Poi lui si lamentava che non l'aveva avuto perché era comunista. Poi bisogna vedere se quanto sia fatto, quanto sia invenzione, mito, e quanto sia leggenda. In realtà, cioè, la De Forgellinis faceva questo esempio. Diceva: se volete descrivere il moto della Terra intorno al Sole, 3 parametri, le coordinate cartesiane e un modello semplificato in cui ci sono delle masse puntuali, è perfettamente idoneo. Se volete modellare l'alternarsi delle stagioni, almeno ci dovete mettere gli angoli di Eulero per avere il moto di un corpo rigido che ruota, in modo da poter parlare della quantità di energia irradiata dal Sole che cade nell'unità di area della superficie terrestre, e in modo da poter dire che è stato inverno a seconda di questa energia. E mi ricordo pure che ci fece notare che la distanza della Terra dal Sole era maggiore in un periodo, minore nell'altro. Dice: com'è possibile che agli antipodi è estate quando qui è inverno? Questi ragionamenti qui. Quindi è evidente il ruolo puramente astratto del concetto di ipotesi, ed è evidente il fatto che un modello matematico ha da essere applicato soltanto ad alcuni tipi di fenomeni. Uno può avere modelli matematici che sono inapplicabili per descrivere altri fenomeni. Che significa la rivoluzione di un punto materiale? Non significa nulla. Notate che se voi, come alcuni platonisti o come alcuni commentatori medievali o come alcuni moderni scienziati, confondete il modello con l'oggetto fisico, altra pericolosissima confusione, vi trovate di fronte a situazioni paradossali, perché se voi confondete la Terra con il punto materiale, ma anche se voi confondete la Terra con una sfera rigida e i terremoti, diciamo, il valore convenzionale, e questo è quello che vi ho detto attraverso le immagini, il valore puramente convenzionale è il limite preciso di applicabilità di un modello matematico, chiariscono perfettamente il fatto che in ambito scientifico il concetto di verità teologica non ha nessun ruolo. E con questo non si vuole fare nessuna polemica, diciamo, è puramente un'osservazione. Anche questo, diciamo, il commento riguardo Newton è a questo punto idoneo, perché Newton, voi dovete sapere una cosa, la biblioteca, vi faccio un esempio, che la biblioteca del Politecnico di Milano conserva tutto il carteggio e tutti i documenti relativi all'attività e alla vita di uno scienziato italiano che è stato misconosciuto, si chiama Gabrio Piola. Basta fare una domanda per iscritto ed essere riconosciuto come un esperto di discipline meccaniche per poter accedere a tutti i documenti relativi a Piola. Abbiamo persino scoperto una bozza di contratto che Piola faceva nel vendere un suo terreno. Stanno tutti là a disposizione. Mi volete spiegare perché il carteggio di Newton non si può vedere? Keynes ha dovuto comprare all'asta un certo numero di documenti che erano appartenuti a Newton. Keynes, il famoso economista, e alla fine ha scritto un articolo fulminante: Newton
Newton, l'ultimo stregone. Diciamo che la consapevolezza epistemologica di Newton, cioè capire qual era il procedimento mentale che lui stava riproducendo, perché io sono sicuro che avesse delle fonti, non portava a una conoscenza certa, non portava ad affermazioni, insomma, nel formalismo che abbiamo appena introdotto. Mentre Archimede sapeva benissimo che un suo postulato poteva essere falsificato, Newton sinceramente crede che la legge di gravitazione universale sia una verità rivelata indiscutibile. E il fatto che Archimede, guardate, questa è una cosa, la traduzione è mia perché non l'ho trovata, ho trovato una traduzione in un francese e mi sono arrabattato a ricostruire il testo greco. Io sono persuaso che il metodo dei teoremi meccanici sarà di non poco servizio alla matematica, perché io affermo che alcuni, o fra i miei contemporanei o fra i miei successori, qualcuno per mezzo del metodo che abbiamo appena stabilito sarà capace di scoprire altri teoremi che non sono venuti alla mia memoria. Cosa fa Archimede? Archimede deve trovare l'angolo di stabilità di una data chiglia in galleggiamento, cioè lui prende la forma di una chiglia e si chiede: se io sposto la chiglia considerata come corpo rigido in un certo angolo rispetto alla verticale, qual è l'angolo massimo nel quale questa chiglia si mette a oscillare intorno alla configurazione verticale ritornandoci per attrito? Si mette a fare un'analisi rigorosa che assomiglia molto a quella della stabilità di Lyapunov, che cose sviluppate da un matematico russo recentemente, ma nel fare i conti ha bisogno di calcolare l'integrale fra A e B di x quadro in dx. Allora, se uno vede il teorema che dimostra e che ci è pervenuto, scopre che Archimede calcola il volume dei domini inclusi, in questo caso l'area dei domini inclusi, l'area dei domini includenti il rettangoloide della funzione x quadro, e dimostra che per ogni rettangolo di lato piccolo quanto si vuole, la differenza fra questi due unioni di rettangoli ha un'area in un rettangolino. È la dimostrazione moderna del limite delle somme di Riemann. Moderna nel senso delle sezioni di Dedekind, in quel senso lì, e questa è una cosa indiscussa, non lo dice Lucio Russo, lo dice Hitz, il più grande esperto di lingua inglese dei lavori di Archimede. Ci siamo? Ma la domanda che nasce spontanea è: ma Archimede come lo sapeva che l'integrale fra A e B di x quadro e dx valeva b cubo terzi meno a cubo terzi? Come è arrivato a congetturare questa cosa? Archimede aveva mandato questo testo a Beta, dice: questa è la dimostrazione, in una lettera futura ti farò capire come mi è venuta l'idea. Il testo sul metodo è andato perso e noi non sapevamo come gli era venuta l'idea. Questo testo è stato ritrovato. Il nostro diavolo che fa? Prende un corpo, un cilindro a sezione parabolica e lo mette in galleggiamento. Con un'osservazione sperimentale riesce a determinare la posizione del baricentro di questo oggetto. Quindi congettura quanto deve valere l'integrale fra A e B di x quadro di x.
Dopodiché dice: io so bene che questa non è una dimostrazione, perché il fatto che il mio modello matematico descrive il comportamento di questo oggetto non significa che il teorema che ho congetturato è vero. Il teorema si dimostra dagli assiomi. Però con questo metodo, quello dei teoremi meccanici, io arrivo ad avere importanti suggerimenti su quale deve essere il teorema da dimostrare rigorosamente. Siete d'accordo con me che questo modo di ragionare è moderno? Lui distingue quello che facciamo con i software di teoria dinamica, a volte ci aiutano a poter immaginare delle soluzioni. Lei utilizza un esperimento numerico che però è retto da certe equazioni che stanno scritte da qualche parte, per congetturare qualche teorema. L'abbiamo fatto pure noi in certe questioni di teoria dell'elasticità, certe soluzioni della teoria della trave le abbiamo prime viste numericamente, ma poi ci siamo spaccati la testa per dimostrare rigorosamente che c'erano. Diciamo, cambia l'oggetto della sperimentazione, ma l'idea è la stessa. Ok, allora a questo punto, senza... Francesco, scusa, forse pensiamo, organizza le cose per fare un break. Sì, faccio un break fra 10 minuti. Sono passati 50 minuti. Sì. Allora, un'altra argomentazione che dobbiamo fare, che dobbiamo portare avanti, è questa, sempre nella contrapposizione guidati dai dati e guidati da una teoria. Allora, un chopper, un aggeggio per spaccare le noci, costruito 2,5 milioni di anni fa, aveva questa forma. Abbiamo dovuto attendere il 9000 avanti Cristo per avere la punta di un'ascia a mano. Nel 3000 abbiamo trovato questo strumento fatto con la pietra. Nel 400 avanti Cristo una ballista agitata variabile. Nel 240 la Siracusia. Sapete che c'era una nave metallica con la chiglia metallica nel 240 avanti Cristo che galleggiava? 250 metri, qualcosa di simile. Ed era enorme. Sapete cos'è il meccanismo di Antichitera? Ci sono varie teorie. Una teoria suggestiva è che serva a fare il punto nave calcolando, conosciuto il giorno dell'anno, l'ora e la posizione degli astri, di alcuni astri, serve a calcolare la longitudine. Questa è una delle teorie. In ogni caso è un meccanismo complicatissimo. E nella timeline tecnologica deve essere successo qualcosa nel IV secolo a.C. Notate che c'è stato un rallentamento, che è quello del Medioevo. Vabbè, poi qualche mio dottorando spiritoso ha messo il mio pantografo così. Dunque, se uno vuole fare l'induttivista ingenuo, è paradossale, no? Uno fa l'induttivista ingenuo e dice: finché si fa una ricerca per prove e tentativi, si passa dal chopper all'ascia a mano in 1 milione di anni. Poi qualcuno inventa le equazioni e andiamo sulla Luna in 2400 anni. Quindi, diciamo, utilizzando l'induttivismo ingenuo, dobbiamo rifiutare l'induttivismo ingenuo, no? Un'altra cosa che viene spesso criticata al modo di procedere che ci è stato tramandato dagli scienziati ellenistici è che sviluppiamo casi accademici di studio. Che cosa mi dicono i miei colleghi? Il sistema fisico che stai studiando è troppo semplificato, praticamente, ingegneristicamente e professionalmente non serve a niente. Allora io cerco di dire: guarda, uno prende una teoria complessa, la applica a un caso particolare
e dopo che l'ha applicata a un caso particolare e ha capito bene come il giocattolino funziona, capisce i principi di funzionamento della teoria e poi la applica a sistemi complessi. Nella meccanica di Airone di Alessandria, che è successo qua? Non parte. Vabbè, lo sapevo. Vabbè, e ora? Va bene, vi dico, era, uno accende qua sotto il fuoco e l'eolipile si mette a ruotare. Questa è una macchina a vapore ed è la dimostrazione pratica del primo principio della termodinamica e in particolare della trasformazione dell'energia nella forma di calore nell'energia nella forma energia cinetica, energia meccanica. Vogliamo criticare Airone perché attraverso un esempio ci fa capire come funziona il primo principio della termodinamica? In un testo di filosofia della scienza e di storia della scienza si afferma che Airone, come tutti i greci, era un giocherellone, uno che amava baloccarsi con giocattoli senza nessuna utilità e che solo dopo, da Galileo in poi, ci siamo veramente applicati nel far diventare pratiche le idee teoriche. Ma non ho capito, voi come lo spiegate il primo principio della termodinamica ai vostri studenti? Attraverso un aggeggio del genere, no? Tra l'altro qualcuno dovrebbe dire a questi che a Pergamo si muovevano le porte del Tempio usando una macchina a vapore. E uno va al museo di Pergamo a Berlino e vede quello che resta di quella macchina. Ora, Airone era già un epigone. Airone era una specie di ingegnere che leggeva testi nei quali capiva solo gli esercizi e le applicazioni pratiche. La teoria non la capiva e quindi la trascriveva male. Ah, ovviamente siamo noi in Italia. Bernardino Baldi è quello che fra i primi ha tradotto in una lingua moderna. Questa è la macchina di Antichitera. È impressionante. L'orologio di Huygens sembra un giocattolo per i bambini per quanto riguarda la complessità del meccanismo. La macchina di Antichitera è del secondo secolo a.C. e lo schema di Huygens è del 1656. Io sono d'accordo con... D'altra parte, non so se voi siete mai entrati al Museo di Archeologia di Napoli, al Museo Nazionale di Napoli. Se uno entra nella sala di Pompei e non sa che sta nella sala di Pompei, io lo faccio con tutti i miei professori visitatori, quelli mi dicono, vabbè, ma perché mi hai portato nelle sale del Settecento? Gli oggetti della vita di tutti i giorni della Pompei dissepolta dal magma sono gli stessi oggetti del Settecento, gli affreschi con la prospettiva. Ora non lo dicono più, ma io ho trovato il mio libro di storia dell'arte, Hauser, nel quale si afferma che la prospettiva è stata inventata nel Rinascimento. Ma erano ciechi questi. Se uno va al Museo di Archeologia di Napoli, trova il punto di fuga. Quelli dicono era un caso. E già, perché voi per caso prendete un punto nel disegno e tutte le linee dell'immagine vanno per quel punto là. Cioè fatelo per caso un milione di volte e vedete quante volte succede. Ma non solo, è successo per caso in un affresco? No, sono tutti così. Allora, è evidente. Ora,
Vi prego, non è che io e Lucio, intellettuali della Magna Grecia, vogliamo per forza dire che tutto è stato fatto da persone di lingua greca. Quello che voglio dire è che il messaggio che questa storia ci dà è serio. La scienza è una pianticella delicata. Se uno non la coltiva e non la protegge, appassisce. E se appassisce la scienza, dopo qualche tempo muore anche la tecnologia. Siccome devo fare la sosta, forse il momento più idoneo è questo. Il CERN aveva come motto questo: nessuna quantità enorme di ricerca sulla candela ci avrebbe dato il bulbo elettrico. Perché gliel'hanno tolto? Perché l'ERC, l'European Research Council, ora finanzia, è una metafora, decine di milioni di euro su come migliorare la cera per illuminare meglio le nostre case, e invece disprezza la ricerca di base in quanto non pratica. Allora, siccome l'onda è quella che è, il CERN ha cancellato questo motto, perché sennò rischiava di non essere finanziato. Ok, facciamo, vi prego di fare una sosta piccola, perché c'è qualcuno che poi vuole prendere il treno, lo dobbiamo prendere.